Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. La storia del divieto di effettuare escursioni alla colonia San Giovanni di Arco è frutto di un'incomprensione, non è vera. Sono queste le parole dette con fermezza da Claudio Grof, il responsabile del progetto Life Ursus della provincia di Trento, che è intervenuto ieri sera all'affollata assemblea dedicata al plantigrado. Durante la serata il tecnico ha elencato numeri e dati che potessero servire ad inquadrare la situazione attuale, facendo un'attenta analisi e descrizione del progetto sul comportamento da adottare per evitare di invadere l'areale dell'orso e cosa fare in caso di avvistamento. Un incontro voluto dalla popolazione ed organizzato dalla neoeletta amministrazione comunale, molto apprezzato in quanto ha chiarito molti dubbi sia ai favorevoli che ai contrari alla reintroduzione dell'orso in Trentino, che risale ormai a 10 anni fa. È poi seguito un dibattito aperto al pubblico e molte sono state le domande rivolte all'esperto, tra le quali quella della responsabile degli scout di Riva del Garda, che ha chiesto come si dovranno comportare i ragazzi che il prossimo mese si accamperanno ed effettueranno escursioni nei boschi del Trentino. Claudio Grof ha detto chiaramente che il chiasso provocato da un gruppo di ragazzi in tenda o a spasso per i boschi farà sicuramente allontanare l'orso e quindi potranno fare il loro campeggio in serenità. Ma allora perché i forestali dell'Alto Garda hanno allarmato i responsabili della colonia di San Giovanni al Monte, consigliandoli caldamente di non effettuare gite nei boschi? L'esperto Claudio Grof ha risposto che nessuno dei tecnici forestali della provincia ha mai detto ciò e che quindi i ragazzi possono tranquillamente andare ai Prai da Gom, come alla Malga o al rifugio Don Zio. Rimane allora il dubbio sulla veridicità su chi ha lanciato l'allarme e se non si sia trattato di una semplice fobia e paura inventata. Sentiamo lo spezzone incriminato della dichiarazione espressa durante la conferenza. Il filmato integrale di tutta la serata sarà trasmesso nei prossimi giorni da Telegarda. Buonasera, noi siamo capi del gruppo scout di Riva e lei prima diceva che nella zona di San Lorenzo in Banale è possibile incontrare l'orso anche nelle ore diurne. Il mese prossimo abbiamo il campo estivo con i bambini delle elementari, mentre già settimana prossima i ragazzi più grandi raggiungeranno Deggia a piedi, chi passando per Ballino, chi per San Pietro. E quindi a questo punto mi chiedo, possiamo farli andare tranquilli? E una volta poi o lungo il percorso, comunque arrivati in Deggia, dormendo in tenda, c'è possibilità che l'orso si avvicini? Possiamo mettere una luce, un faro, qualcosa che scongiuri l'avvicinamento? Allora, la mia risposta è sì, senza tentennamenti, si può stare tranquilli. Lo dico tra l'altro con la fortuna di essere padre di due bambini, entrambi andati più volte in campeggio proprio a Deggia. L'unica cosa che noi diciamo nei campi, nei campeggi la diciamo da sempre, un minimo accorgimento per evitare la già ridottissima possibilità che un orso si aggiri nelle vicinanze di tenere il campo pulito. Quindi se è una norma che vale sempre, a maggior ragione nella zona dell'orso, non lasciare rifiuti organici in giro per il campo. Okay? Questa è la cosa più importante. Dopodiché le escursioni possono essere fatte in qualsiasi direzione, in qualsiasi ora del giorno o della notte, perché un gruppo di vociante di 15 bambini nel raggio di 300 metri fa scappare tutto quello che c'è, il capriolo, il cervo, il camoscio, l'orso, si allontana tutto. Anche l'orsa con i due piccoli, per quanto sia sorda, sentirà questi ragazzi avvicinarsi con un anticipo che ci consente di avere la massima tranquillità. Io quindi questa cosa che sento spesso dei genitori che sono preoccupati dei bambini, la capisco, cioè, personalmente mi fa sorridere, ma mi metto nei loro panni e la capisco, ma veramente è una cosa che non sta né cielo né terra dal punto di vista della sostanza. Io con i miei bimbi sono stato in tenda dove l'orso è presente, in Val di Tovel, con la speranza di vederlo, una volta l'abbiamo anche visto, e l'ultima mia preoccupazione è che l'orso potesse mangiare i miei bambini. Sono sempre stato preoccupato per i miei bambini vivendo a Trento tutte le volte che attraverso la strada per andare a scuola, quello sì. Faccio una domanda. Qua in località San Giovanni, la forestale ha allarmato questa colonia di bambini, consigliandoli di non andare a fare gite scolastiche, però si contraddice un po' con quello che ha detto lei, che se i bambini vanno a fare una gita nel Certo, bosco, l'orso scappa, si insomma. contraddirebbe molto se fosse vero. A noi non risulta, perché con i nostri forestali abbiamo parlato, che mai gli stessi abbiano detto una cosa del genere. Quello che hanno detto ai responsabili della colonia è che queste escursioni invece possono farle. Con i responsabili della colonia abbiamo parlato anche noi e così ci siamo lasciati. Non capisco, non lo so dove sia nato questo equivoco. I forestali nostri sono tutti molto preparati, conoscono l'orso e per questo non riesco a immaginarmi come possono dire a una colonia non andate in giro perché c'è l'orso, veramente. C'è stato un equivoco.